Buona giornata amici da Massimo Foghetti e bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Fano TV. Oggi è lunedì 28 febbraio 2022 e anche il mese di febbraio se ne va, quest'anno non è un anno bisestile quindi il mese è particolarmente ridotto. Il sole sorge, anzi è sorto, dobbiamo dire, alle 6.48 e tramonterà alle 17.55. Il santo di oggi, che si festeggia, è un santo francese. Si tratta di San Romano di Condat. Fa parte della grande famiglia dei monaci francesi. Fattosi monaco romano, abbandonò il convento, ma ovviamente lo fece con tutti i crismi religiosi e condusse una vita remitica sui monti del Giura e insieme a lui poi si unirono altri monaci, altri confratelli e insieme edificarono la celebre abbazia di Condat che il monaco governò come abate insieme al fratello Lupicino per tanti anni. E poi, insieme alla sua azione eh, prolifica, molto prolifica, eh, furono fondate altre abbazie intorno, eh, intorno alla regione, insomma in tutta la regione. Nel suo esempio, dunque, eh, la vita cristiana ebbe un nuovo fervore, grazie appunto anche al monachesimo che in Francia si sviluppò alquanto. Durante la sua vita, Romano compì molti, molti miracoli. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, vediamo che il tempo migliora nel nostro territorio dopo la burrasca dei giorni scorsi che ha causato anche qualche danno per il forte vento, vediamo che sarà una giornata oggi all'insegna della variabilità in tutto il territorio regionale ma più asciutta rispetto a ieri, salvo locali fenomeni in serata dove potrebbe arrivare anche qualche pioggia. E il vento persiste un po' ma ovviamente con un'intensità uh, un inferiore rispetto a quella di domenica e di sabato scorso. Oggi apriamo il giornale per quanto riguarda uh, le notizie della giornata di ieri uh, sul resto del Carlino. Ecco l'apertura dedicata alla sanità. Domani fa il suo esordio il vaccino Novavax ma non c'è la fila, finora si sono prenotate soltanto 120 persone, sarà somministrato negli hub di Pesaro, Fano e Urbino ed è preferito da molti Novax perché insomma, è stato realizzato con metodi tradizionali, con metodi già sperimentati in passato ed è riservato a chi ha più di 18 anni. I centri vaccinali sono al solito l'Ex-Ristò di Pesaro, il Codma a Fano e il Bocciodromo a Urbino. Domani sono aperti il Codma di Fano e il Bocciodromo di Urbino dalle 8 alle 13, mentre l'Iper Rossini è aperto mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, oltre a giovedì 14.20 e sabato 8.30-13. Prevista una corsia specifica e differenziata negli hub per chi sceglie il vaccino proteico sarà solo quello. Chi sceglie quello non, a lui non verranno somministrati altri vaccini, cosa che invece potrebbe capitare appunto a chi non ha fatto questa scelta. Un clima generale di solidarietà eh, pervade tutta l'Europa in favore della popolazione ucraina. Ucraina, la solidarietà si mette in moto. Raccolta fondi e mobilitazione per i profughi. La Caritas ha già attivato i conti correnti, ma per ora non ci sono indicazioni per portare generi alimentari, farmaci e altri beni. Il coordinatore della Caritas di Pesaro, Andrea Mancini, dice stiamo prendendo contatti per accogliere chi fugge e la prefettura attende indicazioni. Perché non si raccolgono generi alimentari? Qui vediamo una fotografia magari di persone che spontaneamente donano appunto, generi di prima necessità. In realtà è molto difficile in questo momento far giungere questi generi nelle zone oggetto di guerra, quindi eh, c'è il rischio che poi questi aiuti rimangano non consegnati invece soldi. soldi permettono alle organizzazioni umanitarie di intervenire sul posto. Quindi chi può fare un'offerta lo può fare contattando la Caritas. Giriamo la pagina e vediamo i problemi di viabilità pesarese. Qui vediamo una fotografia significativa di un'auto che si è ribaltata in strada pantano. Per questo incrocio serve un autovelox. Lo chiedono i residenti, per la pericolosità uh, del, uh, dell'incrocio tra uh, Via Tolmino e la Statale. Ieri si è verificato, anzi l'altra notte, si è verificato un incidente in strada Pantano. Un autista ha perso il controllo della macchina all'incrocio con via Barocci, capottandosi. Le sue condizioni comunque non sembrano gravi e sul posto sono intervenuti i pompieri di Pesaro, ovviamente anche per la rimozione della macchina. A Fano si è verificato un incidente sul lavoro ieri mattina. Nel CRAI di via Dolomiti, dito incastrato nel Tritacarne, una quarantenne eh, ferita. Era la macellaia del supermercato che stava magari ripulendo eh, l'attrezzo, il Tritacarne, un dito si è, eh, è finito tra gli ingranaggi ed è stato maciullato. Insomma, una ferita profonda in questo dito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno smontato. L'attrezzo hanno liberato la donna che è stata ricoverata all'ospedale di Pesaro. Ovviamente sono intervenuti anche i carabinieri, poi l'ufficio del lavoro per le varie ispezioni e le varie indagini conseguenti. Un, un, un furto colpo grosso al Conad di Vallefoglia. Ladri hanno forzato l'ingresso e se ne sono andati con l'incasso di circa 9.000 euro. L'allarme ha suonato, erano intorno le 23.30, ma nell'area non esiste una videosorveglianza. Hanno scelto l'ora giusta per non essere visti. L'orologio è bloccato, infatti, alle 23.33. In quel momento, ne, intorno alla zona non c'era nessuno, e quindi ora sono, scattano le indagini. I pompieri lo trovano morto nel letto, aveva 56 anni, è accaduto ad Urbino, in una casa di Via Bocca Trabaria, sud. Forse l'uomo, che è deceduto per cause naturali, è stato colto da un infarto, quindi un dramma della solitudine appunto in quel di Urbino. Giriamo la pagina e vediamo la pagina di Fano. Il vento congela la domenica del Carnevale. Ieri a Fano poche le adesioni alla biciclettata in maschera che di solito eh, acquista molte molte presenze. Eh, si tratta di persone che amano andare in bicicletta, ma ieri con il forte vento, il freddo, appunto le adesioni sono state molto molto poche. Qui vediamo, insomma, gli eroi di questa impresa tra virgolette. Attesa comunque per la festa di domani, ultimo giorno del carnevale, quando nel pomeriggio eh, si brucerà il, il volone in piazza, il volone, la maschera tipica del carnevale di Fano, si dà l'addio ad una festa eh, così celebrata in sordina quest'anno a causa della pandemia. Comunque c'è una bella iniziativa, la mostra di Piccinetti a Palazzo Bracci Pagani il Piccinetti carrista dei giorni scorsi, abbiamo visto eh, il Piccinetti artista a tutto tondo, e invece adesso potremo vedere anche il Piccinetti carrista, eh, colui che ama il carnevale, colui che realizza il carnevale, uno dei grandi maestri, oseremmo dire, del carnevale. Se Marche Nord sarà declassata dovrà passare sotto l'area vasta, il Partito Socialista Fanese è in allarme per le dichiarazioni dell'assessore regionale Filippo Salta Martini. Una legge già chiara diventerebbe un caso nazionale la gestione del territorio da un ospedale. E poi vediamo un'iniziativa un sportiva, la Pecchio Carpegna apre nuove prospettive. Il percorso chiave del Tirreno Adriatico, questa bella tappa nel nostro entoterra, ha coalizzato molte energie. La ciclovia penninica viene ora vista con rinnovata attenzione politica. Si tratta dunque della Pecchio-Carpegna, che sarà la tappa regina che deciderà la Tirreno Adriatico. Così Davide Cassani, già commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, si è espresso in merito alla corsa ciclistica per professionisti che toccherà sabato 12 marzo gran parte della provincia di Pesaro Urbino, quindi una bella iniziativa di carattere sportivo. E dato che abbiamo parlato di sport, vediamo come sono andate le squadre di calcio del nostro territorio nella giornata di ieri. Bel risultato ottenuto dalla Vis Pesaro Bora in poppa. La Visse soffia via l'entella. Ebbene, il risultato eh, non lascia dubbi. Vi spesaro 2, entella 1. In un giorno di buona sferzante, perché veramente il vento ieri sferzava il viso e le gambe dei giocatori in maniera veramente stimolante. Ecco il piccolo capolavoro di un risultato che archivia la salvezza e allarga gli orizzonti. Ormai la vis postale tranquilla. Vediamo anche il commento dell'allenatore Banchini. Banchini esulta noi mai disuniti in campo. Il mister biancorosso analizza il match. Non volevamo, non volevamo, non volevano perdere continuando a essere propositivi e attivi, questo mi porta orgoglio, insomma, i giocatori che non volevano perdere e hanno assolutamente combattuto fino all'ultimo e hanno vinto. Non è così, invece, non c'è questo clima di entusiasmo per quanto riguarda il Fano Calcio che ancora una volta va purtroppo a tappeto. Vince il Matese per 1-0. Il Matese trova il gol nei minuti di recupero grazie a una svista purtroppo del portiere. Il Fano torna a casa a digiuno quando lo 0-0 sembrava cosa fatta. E ora il problema è ancora più grave perché insomma troviamo il Fano Calcio in fondo alla classifica a 23 punti. Dietro di lui c'è solo il Nereto a 12 e l'Alto Casertano a 4 punti. Insomma, il problema salvezza anche nella Serie D si fa ancora più cocente. Vedremo se riuscirà un po' a eh, ribaltare questo brutto risultato. Apriamo ora il Corriere Adriatico. Vediamo la pagina di Fano, dedicata appunto al l'articolo di cronaca per l'incidente sul lavoro che si è verificato ieri mattina, dito nel tritacarne, sciocca al bancone, ferita la commessa del supermercato, incidente al crai di via Dolomiti, nel quartiere del Poderino, mano liberata solo smontando il macchinario, il ricovero poi a Pesaro, a San Salvatore. E poi ieri mattina si è svolta l'assemblea ordinaria dell'Avis di Fano, 4.247 donazioni tra plasma e sangue compiute nel 2021. È un po' il sunto del eh, resoconto che ha fatto il presidente della sezione fanese dell'Avis, Giuseppe Franchini, di fronte ai soci riuniti in assemblea. Erano presenti anche il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, e il sindaco di Fano, Massimo Seri, entrambi donatori e quindi iscritti all'Avis. Insomma, un eh, risultato significativo perché compiuto in un anno. Oberato da tutti i problemi causati dalla pandemia e dobbiamo un po' considerare e riflettere sullo sforzo che hanno fatto i donatori per non far calare le donazioni ancora più necessarie in un periodo di crisi sanitaria come quello attraversato l'anno scorso. Eh, quindi, è un sacrificio che merita eh, un encomio ancora più sentito, ancora più caloroso. Carnevale dimezzato, sfilata rinviata. Con questo vento si può solo pedalare. È la prevista comparsa del carro uh, uh, Fano Divina che doveva essere eh, presentato nel pomeriggio di ieri, un carro realizzato dagli studenti dell'Istituto d'arte eh, Apolloni ha dovuto essere rinviata alla giornata di domani. Il carro la Divina dell'Apolloni, si potrà ammirare domani, prima del rogo del Pupo. Si è svolta però appunto questa sbiciclettata in maschera, organizzata da Forbici. Vediamo qui anche dei bambini che sono eh, con i loro genitori in bicicletta che, ieri, hanno sfidato il vento e il freddo in centro storico. Poi vediamo qui alcune immagini invece della cena che si è svolta nel castello di Montegiove sabato scorso, sabato sera, una cena in costume con premi alle migliori maschere. Qui ha vinto un crociato, qui invece una bella Biancaneve. E poi c'è stato anche la, così, il gioco della scoperta di, del, di un delitto, insomma, chi era l'autore di un delitto, quindi un giallo nella cena, è un gioco di carnevale che è stato organizzato. Ancora sul, sul Corriere Adriatico, la pagina di Senigallia, un bar nel mirino dei baby teppisti, il sindaco, parlate con i vostri figli. Lo dice ai genitori di questi ragazzi che si dedicano ad episodi di vandalismo. L'appello del primo cittadino di Barbara dopo il blitz al cracra a Senigallia, intensificati i controlli. Parlate con i vostri figli, altrimenti poi sarà inutile piangere sul latte versato. È l'appello, ma anche il monito del sindaco di Barbara ai genitori dei teppisti, protagonisti dell'ennesimo atto vandalico stavolta ai danni del bar Cracra. Da Senigallia alla Vallata, il problema dei giovanissimi fa preoccupare gli amministratori. Nella città della spiaggia di Velluto, dopo il grave pestaggio di due settimane fa, lo ricordate, al foro Anonario, che ha portato a, ferite, a essere ferito un quarantenne, la situazione sembrava migliorata, sembra migliorata, e non si sono più registrati episodi fuori dagli schemi in centro storico, ehm, a parte appunto uno o forse... Eh, eh, o forse qualcosa di più, ma si tratta di ragazzate che hanno preso a sassate diverse attività a Marzocca. Insomma, episodi sempre eh, poco edificanti. Sulla pagina di Pesaro vediamo che si parla di parcheggio, di difficoltà di parcheggio, un problema che attanaglia molte persone che si servono del treno, della ferrovia e quindi si svolge nei pressi della stazione ferroviaria di Pesaro. Stazione, il Comune può avere la soluzione al rebus dei parcheggi. Ieri mattina, domenica, a Porta Cappuccina stazionavano almeno un'ottantina di auto e l'area a ridosso della stazione eh, potrebbe averne Contenute altrettante, un bel serbatoio che però verrà chiuso da giovedì da 3 marzo. E allora qual è l'alternativa? In realtà un'altra area ci sarebbe a portata di mano tra Porta Cappuccina e l'edificio ex Hotel, un'area al momento chiusa eh, che però potrebbe essere aperta <coughs> aperta eh, dal comune. Perché poi contiene 120 posti ed è un bel serbatoio. Insomma, vediamo qui l'area chiusa con il cartello. Eh, appunto oh, quindi un'area al momento non fruibile. Le forti raffiche mettono alla prova via San Decenzio. Vediamo come la recinzione delle cantiere, della protezione del Tribunale ne ha risentito di queste forti raffiche. Eh, vediamo un po' qui. Delle transenne dissestate eh, che dimostrano appunto la violenza della tempesta. Guardia medica a rischio se ne va un altro dottore ed è Alessandro Betonica che lascia il servizio. In vista c'è una profonda riorganizzazione. Ma se dal 1 marzo il servizio di guardia medica, eh, teniamolo presente, perderà nei giorni feriali le postazioni di Fano e di Mondolfo che rimarranno attive solo il fine settimana, come già accade a Pesaro, di pari passo prosegue purtroppo anche la fuoriuscita dei medici al servizio della continuità assistenziale. E così lascia da oggi la propria sede di guardia anche il dottore Alessandro Betonica medico di Fossombrone eh, lo ha dichiarato con un post sulla sua pagina di Facebook eh, dove fa il punto sullo stato che da diversi mesi vivono altri colleghi guardisti di Pesaro e Fano. Una situazione veramente problematica che coinvolge molte persone che magari ammallandosi fuori dell'orario in cui sono disponibili i medici di base, si trovano in difficoltà. Ebbene se hanno il medico di base di medico di guardia possono riuscire a risolvere la situazione, altrimenti devono fare ricorso obbligatoriamente al pronto soccorso che già è già operato per altri servizi. A Vallefoglia la saga delle pesche torna a luglio, una grande vetrina dopo due anni di stop, l'ufficialità dopo l'incontro con 15 produttori che fanno parte della filiera. Tutte le novità previste e in questo articolo e ovviamente le pesche di Montelebate sono le top per quanto riguarda la qualità di questo prodotto, il gusto, il colore, la bellezza appunto, della produzione. Una città vuota come la sua piazza, la fuga per assenza di prospettive. È il professore Gualtiero De Santi che interviene sullo spopolamento ducale. Ecco dice come bisognerebbe rifondare Urbino, una visione avveniristica del professore Gualtiero De Santi. Lo conosciamo come illustre professore ordinario di letteratura comparate nella facoltà di lingue e letterature straniere di Uniurb e candidato sindaco con la lista sinistra per Urbino nel 2014. E qui ovviamente sono le sue considerazioni. E poi vediamo anche qui l'articolo sulla tappa della Tirreno Adriatica. <coughs> dove spicca la tappa Pecchio Carpegna, una tappa vetrina unica per tutto il nostro territorio. L'ex CT Cassani, un tratto difficile, vince solo un campione, ha detto. Vi vedrà il mondo intero, appunto, coloro che seguono questa situazione. Vediamo, oh, no, siamo ormai in conclusione, abbiamo finito. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato delle notizie di cronaca, di quello che è accaduto nella giornata di ieri. Non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alle 7 di domani mattina. Mentre per le notizie del giorno vi invito a guardare Occhio alla notizia, il TG di Fano TV. Questo è veramente tutto, a risentirci. Buona giornata.